Doppio incendio all'ex zoo del Parco Michelotti a Torino. Le cause sono ancora in via di accertamento e sono molte le domande al riguardo. Come ogni martedì, prosegue l'appuntamento a Palazzo Civico con gli assessori della Giunta Appendino. Maria Pietra, assessore comunale al Piano Trasporti, ha parlato della chiusura del cavalcavia di Corso Grosseto. Sonia Schiellino, assessora al welfare, ha illustrato i contenuti del tredicesimo rapporto dell'Osservatorio sulla condizione abitativa a Torino. I torinesi che devono rinnovare la carta d'identità possono esprimere la loro volontà in tema di donazione anche agli sportelli dell'anagrafe. La città di Torino, in collaborazione con il coordinamento regionale delle donazioni e dei prelievi di organi e tessuti, ha attivato la registrazione della dichiarazione di volontà sulla donazione di organi e tessuti all'ufficio Anagrafe. Ben ritrovati ai nostri telespettatori, per il nostro appuntamento con l'informazione di GRP. Doppio incendio all'ex zoo del Parco Michelotti a Torino le cause sono ancora in via di accertamento e sono molte le domande a riguardo. Se andate a fare un giro nella zona e anche a chiedere com'è andata a chi abita nei dintorni. Incendio a due riprese nell'ex zoo di Parco Michelotti a Torino. Le fiamme sono divampate nella tarda serata di domenica all'interno dell'edificio della Casa della Giraffa. I vigili del fuoco, con i loro mezzi, sono riusciti a domare il fuoco prima che si propagasse e arrivasse a lambire tutta l'abbondante vegetazione circostante lungo la riva del Po. Nel primo pomeriggio di lunedì, poi, sempre all'interno della casa della giraffa, è divampato un nuovo incendio, ancora domato dai vigili del fuoco. Le cause ad ora sono ancora del tutto ignote, ma non si esclude l'ipotesi del dolo. Secondo alcune ricostruzioni è emerso che ci fosse all'interno dell'edificio un sospetto contenitore, ma non ci sono state conferme ufficiali. Il bilancio comunque non è irrilevante. Sono stati distrutti tre locali dell'edificio nella parte verso il fiume. Per fortuna nessun danno alle persone. Sentiamo la testimonianza di un commerciante della zona e di alcuni passanti. Intorno alle 11 e mezza sono passato in corso casale, ho visto che c'erano i pompieri, mi sono fermato per chiedere notizie e mi hanno detto che nel rettilario avevano preso fuoco alcuni pezzi di area circostante, che però avevano già messo tutto in sicurezza e aspettavano la fine. Questo quando è successo? Domenica sera intorno alle 11.30. Poi c'erano i vigili del fuoco. I vigili del fuoco erano in tre mezzi e sono venuti, hanno fatto il loro lavoro e hanno finito bene. Ieri? Ieri non ho visto niente, non sono arrivate né polizia né controlli di vario genere. L'ho solo letto sul giornale, non so niente. Non ha visto del fumo? No, no perché io sono, sono su. Ormai... Ormai lo zoo non c'è più, non me ne sono neanche accorta, non, non sono uscita quindi non ho visto niente. Questa, dunque, è la situazione, vedremo se, arriva, se ci saranno notizie più precisa nelle prossime edizioni del nostro TG. Passiamo alla cronaca, intanto tenta una rapina in strada ma va a finire male per lui, meglio naturalmente, molto meglio per la vittima. Si tratta di un trentenne di origini sudanesi irregolare sul territorio nazionale, la vittima ha fornito una dettagliata descrizione del suo aggressore agli agenti della squadra volante che sono intervenuti subito. Le ricerche iniziate in via Piosetti a Torino hanno costituito di individuare nella vicinissima via Duino l'autore del fatto, l'uomo aveva cercato pochi istanti prima di rapinare dalla borsetto una giovane ragazza nigeriana che si era opposta e poi per questo motivo era stata percossa. L'intervento di alcune persone presenti subito dopo l'arrivo degli agenti della Squadra Volante ha fatto sì che l'aggressione venisse interrotta. Il Responsabile con precedenti di polizia specifici per reati contro il patrimonio della persona è stato tratto in arresto per tentata rapina. Un cittadino giorgiano invece è stato arrestato per tentato furto aggravato in abitazione. Quando ha sentito arrivare le pattuglie della squadra volante, l'uomo ha nascosto gli strumenti di effrazione all'interno di un vaso da fiori e ha cercato di scendere le scale del condominio senza dare troppo nell'occhio. Fermato dagli agenti, ha dichiarato di trovarsi nello stabile per andare a trovare un'amica. Dopo essere stato trovato in possesso di un piccolo utensile appartenente a un kit da scasso artigianale e dopo la perquisizione, l'uomo ha quindi confessato. Gli agenti hanno allora condotto un sopralluogo nella parte superiore del palazzo e al terzo piano, dove una delle porte d'ingresso degli alloggi si presentava con vistosi segni di effrazione, all'interno di un vaso da fiori posto sullo stesso pianerottolo c'erano eh, diversi strumenti. Tra come cacciaviti, chiavi inglesi e lastre, l'uomo, con numerosi precedenti specifici, è stato arrestato. E poi parliamo sempre in questa pagina di cronaca di, ancora di piazza San Carlo: no? di ciò che è accaduto in piazza San Carlo e di tutto ciò che si sta facendo per cercare di ricostruire al meglio che cosa accadde. In quella sera, quando appunto, molte, molte persone rimasero ferite e una persona appunto, portò, riportò ferite così gravi da portarla alla morte. La Giunta regionale non ha intenzione di operare in alcun modo attraverso vie legali o istituzionali in merito alle conseguenze degli avvenimenti di Piazza San Carlo per il settore turistico. In primo luogo, perché dal punto di vista dei risultati, al momento non c'è nessuna evidenza di un calo, e anzi, il mese di giugno ha registrato un aumento rispetto al 2016 sia nell'occupazione delle camere alberghiere sia nei ricavi per gli albergatori. Cosa diversa è la percezione da parte degli stessi imprenditori, per i quali gli incidenti dello scorso giugno hanno provocato un caldo della fiducia come evidenziato dalla ricerca presentata da Ascom. Questo ha detto l'assessore alla cultura e al turismo della regione Piemonte, Antonella Parigi, e rispondendo in consiglio regionale a un'interpellanza del consigliere della Lega Nord, Alessandro Benvenuto, sulle azioni che la Giunta intendesse portare avanti per i possibili danni di immagine ed economici successivi agli incidenti dello scorso 3 giugno. Quella delle aziende è una percezione soggettiva che, se da una parte, ad oggi non trova riscontro nei dati, dall'altra conferma quanto questa vicenda abbia creato una profonda ferita nella città, ha detto l'assessore a Parigi. Si è trattato infatti di un dramma che ha coinvolto moltissime persone generando una generale crisi di fiducia e che proprio per questo non può e non deve essere oggetto di scontro politico. E In qualche modo siamo già, eh, abbiamo già introdotto l'argomento della politica, come ogni martedì, quindi prosegue l'appuntamento a Palazzo Civico con gli assessori della Giunta Pendino. Maria La Pietra, assessore comunale al Piano dei Trasporti, ha parlato della chiusura del cavalcavia di Corso Grosseto. Sonia Schellino, assessora a Welfare, ha illustrato invece i contenuti del tredicesimo rapporto dell'Osservatorio sulla condizione abitativa a Torino. Assessore, cosa presentate oggi? E oggi sono venuta per parlare della chiusura del cavalcavia di Corso Grosseto perché ieri abbiamo chiuso per il, il primo giorno di chiusura e quindi era importante per me spiegare che in questi mesi faremo delle valutazioni atte proprio a, a definire la viabilità prossima e futura di cantiere. Se mai il cantiere ci sarà dobbiamo farci trovare pronti. Cosa succederà quindi? Quindi in questi due mesi, luglio-agosto... e Faremo appunto delle prove di chiusura, dei rilievi e anche delle ricalibrazioni delle fasi semaforiche per riuscire a limitare al massimo la congestione nel nodo. E poi a settembre, con la riapertura delle scuole, delle scuole faremo delle ulteriori verifiche. Ovviamente la situazione sarà un po' più gravosa ed è per questo che istituiremo di nuovo la navetta Dorafly che congiungerà quindi, diciamo, tutti i comuni della valle con, con la città, con Porta Susa. Poi si parlava anche della chiusura di Corso Dante, ma in realtà durerà solo due o tre giorni. Quindi la modifica la viabilità più, più importante. È proprio quella di Corso Grosseto. E adesso poi con la ditta, con, con la società appaltante, con SCR studieremo poi anche la futura viabilità di cantiere quando finalmente vedremo il progetto, perché lo stiamo ancora aspettando. C'è cioè, comunque un'idea di come diventerà? Eh sì, perché sarà fatto per fasi, un'idea c'è, quindi purtroppo questo cantiere sarà, sarà molto impegnativo perché il can... non solo i cavalcaviere verranno chiusi, ma anche la viabilità di superficie fa... anno per anno avrà delle, delle deviazioni e delle fasi differenti, quindi verrà chiusa via stradella, verranno chiusi i controviali di Corso Grosseto, e... sarò felice di, di mostrarli quando li faranno vedere anche a me. La presentazione del tredicesimo rapporto dell'Osservatorio sulla condizione abitativa della città di Torino anno 2016. Quali sono i contenuti? Bene, come tutti gli anni viene presentato questo rapporto che è un importante contributo alla, a fare il quadro, a fare il quadro su com'è la situazione. Eh, Quest'anno, come ormai da cinque anni, ci rendiamo conto che c'è una città un pochino in contrazione, lo dicono i numeri degli abitanti, ma lo dice anche il fatto che a fronte di una diminuzione del numero di sfratti c'è anche che una diminuzione del numero delle locazioni. Quindi una città un pochino più piccola, ma una città che nonostante ciò ha ancora dei grossi problemi di emergenza abitativa a causa del perdurare della crisi, a causa dell'impoverimento, ce ne rendiamo conto quando partecipiamo alle commissioni di emergenza abitativa, ci sono molte persone che hanno perso casa e che hanno eh, la necessità di chiedere un alloggio attraverso il canale dell'emergenza in attesa di avere un'assegnazione di casa popolare che siccome le case popolari sono oltre 17.000 ma le domande di accesso alla casa popolare sono oltre 16.000, come potete immaginare crea delle liste di attesa e crea anche delle, delle aspettative e delle aspettative che spesso non, non possono essere esaudite purtroppo. Ho già accennato qualcosa, si è parlato anche del mercato privato delle locazioni, quali sono i numeri? Sono 381 gli alloggi affittati tramite eh, l'agenzia locale e eh, in media l'affitto è di 329 euro mensili. Ora parliamo di conti, parliamo di conti regionali e parliamo di conti comunali. Iniziamo con quelli comunali del Comune di Torino perché il Consiglio ha approvato la proposta di variazione del bilancio 2017-2019 predisposta dalla Giunta nel giugno scorso. Vi ricorderete, no? prima c'era stato il bilancio previsionale, poi c'erano stati molti tagli e la Giunta aveva promesso che avrebbe recuperato almeno parzialmente questi tagli e questo poi è avvenuto ma... Questa ulteriore decisione va ratificata dal Consiglio Comunale ed ecco quindi che ha approvato appunto in queste ore proprio questa proposta di variazione del bilancio. Per entrare nei dettagli la delibera presentata in aula dall'assessore Rolando consente di finanziare per l'importo di 3 milioni e 200 euro le agevolazioni ISEE sull'Atari per le famiglie meno abbienti. Prevedendo inoltre stanziamenti aggiuntivi per il sistema culturale torinese, circa un milione di euro, le scuole FISME, 200 le scuole FISME sono la Federazione Italiana, scuole materne, soprattutto le scuole cattoliche e la scuola ebraica, e 250 mila euro, il decentramento, 300.000 euro, lo sport, 50.000 e la tutela degli animali, 20.000. La variazione è stata resa possibile da economie messi in atto dai vari assessorati circa 3,2 milioni di euro, e da 1,7 milioni di maggiori entrate. L'assessore Rolando, illustrando questo provvedimento, ha ricordato i nuovi e maggiori contributi da adeguare attraverso operazioni di assestamento, il Fondo regionale per gli inquilini morosi, incolpevoli, 4,2 milioni di euro, i contributi ASL per disabili o minori, 1 milione e euro, e il contributo ministeriale per i servizi assistenziali, 0,5 milioni. La delibera è stata approvata con 23, favori, eh, 23 voti a favore e 4 contrari al termine del dibattito che si è svolto in aula. Eh, Stefano, Lorusso ha che suo, Stefano Lorusso del PD ha esordito annunciando che il suo gruppo non avrebbe votato questa variazione di bilancio, avendo dato un giudizio generale sulla non veridicità delle entrate previste dal bilancio. In conclusione ha invitato l'assessore a non mandare al voto la delibera, a riflettere in merito eh, in, 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 affermando che sarebbe stato un atto di serietà a fronte della mancanza di certezze sulle entrate. E come vi dicevo, questo era il bilancio comunale di Torino, passiamo al bilancio regionale. Un avanzo di esercizio di 11 milioni di euro, dei quali 2,5 milioni, disp dei quali disponibili. Il Consiglio regionale ha approvato il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2016 con 32 voti favorevoli e 10 non votanti. Il Movimento 5 Stelle soprattutto, come ha sottolineato nel suo intervento il presidente Mauro Laus, abbiamo portato il costo del Consiglio dai 68 milioni di euro del 2012 agli attuali 48 milioni. Il costo di funzionamento dei gruppi consigliari è passato da 2 milioni di euro a 175 mila euro. Per questo risultato non posso che ringraziare l'Aula e tutti i partiti che, ci sono, che sono rappresentati. Il percorso di razionalizzazione, a mio avviso, è quasi concluso, ha detto, intendo ancora presentare una proposta di legge che faccia tornare la responsabilità dei 3.500 euro annui di fondi dei consiglieri in capo ai gruppi e ai loro presidenti. Lo richiede la normativa, la logica, ma anche la democrazia. Avere un minimo di autonomia economica permette all'opposizione di poter svolgere appieno il suo ruolo di di informazione e di controllo nei confronti della maggioranza e della giunta, un ruolo che oggi risulta più difficoltoso. Lui è stato, eh, queste dunque le parole del, del, del Presidente Laus. I torinesi che devono rinnovare la carta identità possono esprimere la loro volontà in tema di donazione anche agli sportelli dell'anagrafe. La città di Torino infatti in collaborazione con il coordinamento regionale delle donazioni e dei prelievi di organi e tessuti ha attivato la registrazione della dichiarazione di volontà sulla donazione di organi e tessuti all'ufficio anagrafe. Insomma con la carta identità si possono esprimere anche eh, le, le proprie intenzioni su questo tema. La presentazione di una scelta in comune per l'espressione di volontà in tema di donazione organi. Sì, il progetto che è un progetto nazionale consiste nel dare ai cittadini la possibilità, quando rinnovano il documento di identità, di esprimere la propria posizione favorevole o contraria rispetto alla donazione degli organi dopo la morte. Questa dichiarazione facoltativa, se fatta, viene raccolta dall'anagrafe e a carico dell'anagrafe arriva al Sistema informativo nazionale dei trapianti che raccoglie un paio di milioni di dichiarazioni e in caso di necessità verrà recuperata eh, da parte dei pochi aventi diritto a consultare questo archivio. In quei rari casi nei quali si ha la morte encefalica e quindi la possibilità di donare gli organi, il primo step insieme con valutare l'idoneità alla donazione è quello di conoscere la volontà del deceduto in merito, in ordine alla donazione dei suoi organi. E questa di solito ci viene testimoniata dai familiari, la legge giustamente privilegia la manifestazione di volontà espressa in vita e l'obiettivo è quello che quanti più cittadini possibile possano dire da vivi quello che desiderano nel caso possano diventare donatori, sgravando così anche la famiglia da una scelta che in quel momento è comunque quanto meno pesante, anche se è bella e consolatoria. La donazione di organi e tessuti può avvenire se non c'è un'opposizione, o espressa in vita, o testimoniata dai familiari. Il punto però è che, favorevoli o contrari, i morti non parlano e quindi, se hanno espresso la propria posizione in precedenza, la famiglia non ha il problema di cercare di immaginare che cosa avrebbe detto se glielo si fosse chiesto. Resta il fatto che il nostro sistema sanitario prevede di default che tutti siamo donatori salvo che intervenga opposizione. Naturalmente una famiglia può dire noi sappiamo che questo soggetto che è mancato era contrario e noi rispettiamo questa volontà. Ma lo spirito della legge e anche la, la logica vuole che se uno parla da vivo, poi dopo il suo testamento, quale che sia, venga rispettato e tutto è più facile. Qual è stata la situazione delle donazioni dei trapianti di organi nel 2016? È una situazione fortunatamente molto buona. Siamo con un numero di donatori molto alto e con una percentuale di opposizione alla donazione molto bassa. Tra un Intorno a un quarto, quindi il 70-75% dei nostri potenziali donatori o ha già detto di sì in vita o la, testimonia attraverso la sua famiglia una volontà donativa. Torino, come avete visto anche in questi giorni, è la capitale europea dei trapianti e questo è possibile grazie al fatto che. Abbiamo tanti donatori grazie a una rete di rianimazione che le procura e a un senso sociale che fa prevalere di molto la favorevolezza rispetto all'opposizione. Esprimo tutta la mia vicinanza e il cordoglio alla famiglia di Paolo Siride Ferrero. Di lui ricordo con piacere e ammirazione la tenacia per le battaglie che insieme abbiamo portato avanti sul versante dei diritti, in primis quelle per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Sarà compito mio e delle istituzioni che rappresento mantenere viva l'attenzione sui temi da lui sollevati traducendoli in progetti concreti. L'ha detto Monica Cerutti, assessore ai diritti della Regione Piemonte, in relazione alla scomparsa di Paolo Siri di Ferrero, eh, che per oltre vent'anni è stato presidente della consulta per le persone in difficoltà di Torino. Lui è stata un'enorme fonte di stimolo per politiche e istituzioni. Il ricordo di quel che ha fatto continuerà a essere per noi fonte di motivazione e di impegno nel nostro lavoro, ha concluso appunto l'assessora. Voltiamo ancora a pagina, grazie a un progetto nato tra il Comune di Torino e di Siviglia, ora le due città sono facilmente raggiungibili con un collegamento aereo diretto tre volte alla settimana. Abbiamo incontrato Alberto Sacco, assessore al turismo per Torino e poi anche l'assessore al turismo di Siviglia. La presentazione del progetto Torino e Siviglia sempre più vicine. Siviglia è una città meravigliosa e consiglio caldamente ai torinesi di andare a visitarla anche con questa opportunità di questo volo aereo. Questo fa parte di una precisa strategia che è quella di rinforzare i rapporti e i collegamenti a 360° gradi con tutte le città con cui abbiamo un collegamento diretto. A Siviglia siamo andati poche settimane fa, sono venuti loro, qui ci sono tre importanti, forse i tre più importanti giornalisti della città radio e stampa proprio per promuovere la nostra città. Perché questa collaborazione? Come è nata? È nata grazie all'ottimo lavoro dell'aeroporto di Francesca Soncini e grazie anche a Blue Air che sta praticamente aumentando sempre di più il numero delle destinazioni raggiungibili direttamente da Torino. Quindi è, il collegamento è proprio quello, è un obiettivo turistico, quello di dare la possibilità di raggiungere facilmente la nostra città aumentando il più possibile i collegamenti diretti. Che tipo di richiamo ha dall'estero Torino? Allora, bisogna essere sinceri. L'assessore di Siviglia mi raccontava che sia lui che i giornalisti che sono venuti nella nostra città erano molto stupiti del fatto che Torino fosse una città così bella. Allora, noi, nonostante sia stato fatto un grande lavoro in questi anni, e dobbiamo darne atto e ringraziare chi c'era prima di noi, siamo ancora lontani. Siamo ancora lontani, dobbiamo ancora fare conoscere molto di più la nostra città, certo con le risorse economiche di cui disponiamo. Come si svilupperà concretamente questo progetto? Abbiamo firmato un, un accordo di co-marketing, di collaborazione. Loro, tramite i loro canali di Siviglia, andranno a promuovere la nostra città con le pubblicità istituzionali e tutte le cose collegate. Valuteremo se fare un evento, ma credo di sì, quando a novembre andrà giù la, la sindaca a firmare un accordo ufficiale proprio col sindaco di Siviglia. Che tipo di collaborazione è questa con Torino? Bueno, a raiz della connessione aerea. Con Blue Air, las dos ciudades hemos eh, colaborado, estamos colaborando. Gracias a esta nueva conexión aérea con Blue Air, que colega Torino con Sevilla tres veces a la semana, estamos activando una colaboración para que sea un buen suceso para ambas las destinaciones. Eh, la, eh, hay eh, herencia o raíces culturales e históricas entre Italia y España. Es fácil. Considerando le varie similitudini tra, tra le due nazioni, Italia e Spagna, questo sicuramente facilita nel diciamo, collaborare insieme e quello che le due destinazioni stanno facendo è di trovare molte similitudini eh, congiunte per poter procedere su una, in materia turistica su una, una visione congiunta. Cosa vi aspettate? Che tipo di impatto vi aspettate sul territorio? Bueno, pues yo espero que haya más eh, gente del, del Piamonte, de, de Turín. Che vadano a visitare Sevilla e também spero che ci más più andaluces, più sevillanos che possano visitare eh, Turin. Quello che que ci si aspetta, naturalmente, è che molti torinesi e molti piemontesi, d'ora in poi, effettuino viaggi verso la destinazione Siviglia, ma chiaramente ci si aspetta anche il contrario, ovvero che molti sivigliani andalusi vengano a visitare Torino e, e il Piemonte. Quello che que, diciamo, ha colpito molto l'assessore è la, la bellezza della città dal punto di vista monumentale e storico, anche per ciò che concerne la natura. Sarà presentato a Palazzo Lascari su un testo che riabilita la figura del comandante Piero Calamai rinnova la leggenda del transatlantico che fa autentico orgoglio della marina mercantile italiana il consiglio regionale sale a bordo di uno storico transatlantico e ne ripercorre la drammatica vicenda un viaggio ideale reso possibile dal libro, dal libro, dal libro clandestino sull'oceano Andrea Doria, 8 giorni di navigazione prima del disastro, dello scrittore Claudio Cantore, che verrà presentato giovedì 27 luglio alle 13. Oltre all'autore ci saranno eh, oltre all Daniela Ruffino, vicepresidente del Consiglio regionale, Silvana Rizzato, vice sindaca di San Martino Canavese, Celestino Torta, sindaco di Reano e poi il professor Piero Leonardi, che leggerà alcuni brani tratti dal romanzo. E come ospite speciale Perez Simpson, che porterà la sua testimonianza di sopravvissuta al naufragio. Giovedì, sempre al Museo d'Arte Orientale di Torino, ci sarà anche l'inaugurazione di una mostra dedicata all'apertura dei rapporti tra Italia e Giappone nella seconda metà dell'Ottocento, quando i militari, diplomatici, e commercianti, per lo più piemontesi e lombardi, affrontarono le difficoltà del viaggio di un paese dove erano in atto rivolgimenti politici e sociali che lo resero da feudale a moderno in un quarto di secolo. Di particolare interesse sono le testimonianze lasciate da alcuni setaioli piemontesi, procacciatori di semi bachi, ossia uova di baco da, da seta, che in quegli anni sfidarono innumerevoli difficoltà per difendere il prestigio dell'industria italiana. Tra questi vanno ricordati il cavaliere Pietro Savio di Alessandria e Giovanni Battista Imberti di Racconigi, che scrissero anche un prezioso diario e una raccolta di memorie. E concludiamo come sempre con lo sport. Giovanni Maria Ferraris che è appunto assessore allo sport della regione Piemonte ha sempre creduto nelle potenzialità sportive ma anche turistiche e promozionali degli eventi eh, dell'estate piemontese e in modo particolare parliamo dei 35esimi campionati europei di Speed Down. L'idea di ospitare a Viu, comune della comunità delle Alpi Graie, questa competizione sportiva mi ha convinto fin dal primo momento. Sono infatti convinto che non ci sia opportunità più ghiotta per far conoscere a livello nazionale e internazionale quanto noi piemontesi già conosciamo bene, cioè la straordinaria bellezza e unicità del nostro territorio montano. Per questo dice Ferraris, i 35 campionati europei di speed down non sono solo un semplice evento sportivo, ma molto di più. Si parte dai kart energia gravitazionale per parlare e far parlare di bellezza, natura, storia e cultura. Lo speed, down, lo speed down, che è un'autentica tradizione di Uccese, assegnerà il suo massimo titolo continentale il prossimo weekend lungo i 1864 metri di pista fra Pianlento e Pavaglione. L'evento potrà e dovrà rivelarsi, secondo Ferraris, una chance di crescita anche ad altri livelli rispetto alla semplice dimensione Sportiva. Per le imprese, per il tessuto economico delle Valli di Lanzo, per gli imprenditori giovani e meno giovani saranno tre giorni storici. Il tessuto imprenditoriale della Valle potrà beneficiare di questo evento e pensare anche a come investire sul futuro. Questa era l'ultima notizia, come sempre grazie per averci seguito, buon proseguimento con i nostri programmi e a presto. Doppio incendio all'ex zoo del Parco Michelotti a Torino. Le cause sono ancora in via di accertamento e sono molte le domande al riguardo. Come ogni martedì, prosegue l'appuntamento a Palazzo Civico con gli assessori della Giunta Appendino. Maria Pietra, assessore comunale al Piano Trasporti, ha parlato della chiusura del cavalcavia di Corso Grosseto. Sonia Schellino, assessora al welfare, ha illustrato i contenuti del tredicesimo rapporto dell'Osservatorio sulla condizione abitativa a Torino. I torinesi che devono rinnovare la carta d'identità possono esprimere la loro volontà in tema di donazione anche agli sportelli dell'anagrafe. La città di Torino, in collaborazione con il Coordinamento regionale delle donazioni e dei prelievi di organi e tessuti, ha attivato la registrazione della dichiarazione di volontà sulla donazione di organi e tessuti all'ufficio anagrafe.